partire da voi, da una frase che mi ha colpito molto, che dice Anna Ferruzzo, che è la madre di Barbara, che per perdonare bisogna smettere di amare, ma secondo voi è così? Vai Sole. No, no, ha detto Barbara è Sole e uno è Prego, ma cominci tu. Beh, penso che sia la sua storia, diciamo, di questa donna, cioè di mia madre, che a un certo punto ha, ha smesso di amare quest'uomo. Era la sua risposta per andare avanti. Non, non penso che l'abbia vissuti bene, diciamo, gli anni successivi. Cioè, ha, ha, ha cercato un compromesso, diciamo, per tenere insieme questa famiglia. Il problema è che nessuno, neanche la figlia, le ha mai chiesto come, come, come stava. Cioè, forse è la prima volta che anche questa donna, che è la mamma di Bianca, fa uscire quelle, quelle, quelle parole dalla sua bocca. E mi permetto anche di aggiungere, Barbara, che forse questa incapacità di Bianca di guardare la realtà, di affrontare le cose per come sono diventate, magari è una cosa che ha vissuto già in casa, perché in effetti noi, io e Francesca Archibugi, quando abbiamo scritto la sceneggiatura, abbiamo, ci siamo chieste tanto, no? Perché il personaggio di Jasmine è stato inventato e creato, non, non esisteva nel libro di, nel romanzo di Chiara Gambrale. E noi ci siamo sempre immaginate che in questa famiglia c'è questa relazione extraconiugale e che tuo padre, cara Futini, lo sai perché te l'ho raccontato, quando poi in casa dice è successa questa cosa, viene sì perdonato, ma immagino anche che tua madre dica ok, va bene, torni a casa, ma io di questa, questa ragazzina che nascerà e questa storia non ne voglio sapere nulla. Quindi un po' attua quella cancellazione della realtà che tutto sommato vivi anche tu poi nella tua vita da adulta, cioè di fronte ad un uomo e a una relazione che non funziona più, perché è evidente che quella relazione non funzionava più, tu continuavi a fingere perché eri convinta dentro di te che quella situazione fosse giusta, andasse bene, finché lui ti scuote anche in maniera dura e dice guarda che non è così, te la faccio vedere io qual è la realtà. E forse questo tuo modo di comportarti appartiene un po' a quello che involontariamente anche ci trasmettono i nostri genitori, cioè l'esempio che abbiamo. Può succedere, in effetti in quella famiglia c'era un non detto, un enorme non detto, che non è stato affrontato da te con tua madre nel chiedere che sta succedendo o nel non volertene accorgere. Nello stesso modo tu non ti accorgi di quello che succede a te 30 anni dopo. Vedevo che poco fa volevi dire pure qualcosa. No, prima, no, 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 io non volevo dire niente, però mi parla molto quella frase, cioè io non lo so, è una delle frasi che mi tocca di più della, del film, anche quando l'ho rivisto, il fatto che sì, l'ho perdonato ed ho smesso di amarlo, ma mi sembra normale che alcune cose per essere perdonate implicano che ad un certo punto si rompa qualcos'altro, non so come dire, la, non lo so. Ha ragione, perdonami, ha ragione Fotini, perché non è che perdonare significa poi tornare punto da capo. Purtroppo a volte il perdono esiste, ma passa comunque attraverso una cosa che si chiama rottura. Sì. Cioè, ci è capitato a tutti, o perlomeno parlo per me nella vita, di perdonare, perché comunque si sbaglia, e quindi sì, è chiaro, sbagliamo noi per primi e hanno sbagliato altri con noi. A me personalmente è capitato di perdonare, però poi di sentire comunque che dentro quel qualcosa, quell'amore si è rotto. Però ecco, il perdono tramite una sorta di morte interiore, è questa la frase forte che colpisce secondo me, la morte di un sentimento, una qualche forma di morte, forse la parola morte può far paura. Sì. Fatini, volevo chiederti, perché il tuo personaggio apparentemente è cinico, pragmatico, però poi tu in una battuta dici è tutta una posa, volevo chiederti se corrisponde anche alla persona che sei nella tua vita questo ruolo che hai fatto. Oddio, così diretta, no, non credo, oddio, non credo di essere così netta forse come il personaggio di Jasmine, che è molto tranchant tra le due cose, però sì, in un qualche qual modo forse sì, sono una persona che mette davanti, non credo maschere, non credo sovrastrutture, non credo a queste cose, però credo che sì, metto davanti rispetto al mondo esterno una grande protezione, sì. Una cosa che ho apprezzato molto è il film comunque tratta delle tematiche sulla fragilità mentale con una eleganza e una delicatezza non indifferente. Volevo chiedervi se in Italia
ad oggi, nel 2024, certi temi restano ancora un tabù. Ma sì, tanti temi restano ancora un tabù, tra cui questo, tantissimi temi. Siamo arretrati da svariati punti di vista, cioè è una dimostrazione costante. Sì, sento di dire di sì, non so a voi ragazze cosa pensate del nostro paese, ma per me sì. Tanti temi vengono ancora affrontati come se fossimo, non so, 40 anni fa. Sì. Voi oggi riuscite, magari anche dopo le riprese del film, a diciamo, collezionare quei 10 minuti quotidiani? Ci provate, penso. Io penso di farlo quotidianamente senza pormi la domanda faccio i 10 minuti, ma ogni giorno cerco di fare 10 minuti. In maniera meno giocosa del film, però li faccio, oggi ne ho fatti diversi per esempio.